Il 18 di agosto del 1946 è una bella domenica di sole. A Pola, sulla spiaggia di Vergarolla, tutto è pronto. Oggi ci sono le gare di nuoto e di vela della polisportiva Pietas Iulia. Un evento atteso da tutta la città che infatti ha richiamato centinaia di persone, intere famiglie, tutti riuniti in una giornata serena, finalmente normale. Con la mia famiglia facciamo il bagno tutti insieme, poi pranziamo all'ombra della pineta che è più in alto rispetto alla spiaggia. Dopo pranzo mi accorgo che l'acqua è finita. Vado io, dico, e mi avvio verso la fontanella che sta dall'altra parte della pineta. Sento che ho tutta la pelle del viso che mi tira per il sale. Allora mi abbasso per sciacquarmi la faccia, per rinfrescarmi, e proprio in quell'attimo, alle 14:10, un grido: «Scampè, scampè, che scioppa tutto!» Molti d'istinto scattano in piedi, e proprio nello stesso istante si scatena l'inferno. Un boato. La città trema, sulla spiaggia si fa buio, sembra notte. Un'eclissi. No, ci sono detriti ovunque. Allora, i bombardamenti, penso, no. È il 46, la guerra è finita. In città ci sono gli inglesi. Quando rialzo gli occhi, rimango pietrificato. Uomini e donne che scappano, che corrono con i bambini in braccio, urlando. Allora anch'io mi ritrovo a correre per raggiungere la mia famiglia dall'altra parte della pineta, ma rischio di essere travolto dalla folla che corre in direzione opposta alla mia. Risalire la corrente di questo fiume è impossibile. Cristo santo, dove sei il piccio mio? La mia putela, Maria, Tonina, assassini, vigliacchi, farabutti. Quando arrivo alla spiaggia, la scena che mi si para davanti agli occhi non potrò mai dimenticarla. Un mattatoio. C'è sangue ovunque. I corpi dilaniati, gli arti, le gambe, le braccia staccati e rovesciati sull'arenile. Mi volto e il mare si è tinto di rosso. Ricordo che per il resto di quell'estate nessuno ha più mangiato pesce. L'indomani, ai funerali, il dolore non è soltanto quello dei parenti delle vittime. C'è il singhiozzo di un'intera città in ginocchio e una lunga fila di camion militari che trasportano le bare coperte dal tricolore. 21 le salme non identificate. In una bara ci sono solo giocattoli. Ma cos'era successo quella mattina a Vergarolla? Sulla spiaggia accatastate c'erano 28 mine di profondità, disinnescate, innocue, nessun pericolo. Erano solo un vecchio ricordo della guerra. Tanto che i bambini quella mattina ci giocavano correndosi intorno, senza paura. Ma quei mostri addormentati, all'improvviso, si risvegliano. Sono 9 tonnellate di tritolo che uccidono un centinaio di persone e ne feriscono 200 circa. Intere famiglie scomparse così, tra un bagno e l'altro. Nessuno conosce Vergarolla. Nessuno sa che è una delle più gravi stragi mai accadute in Italia. All'indomani i giornali titolarono «Sventura a Pola». Poi sotto, scritto in piccolo, forse è stato un attentato. A 60 anni di distanza, nessuna risposta. Solo brandelli di verità. Oggi nella città vecchia c'è un cippo che ricorda la tragedia.
e una targa in memoria di Geppino Micheletti, cittadino benemerito di Pola. Chi era? Uno delle vittime? No, era un triestino. Geppino per gli amici. Per i pazienti, medico-chirurgo. Era di turno quella domenica, quando alle 14:10 l'ospedale fu scosso dalle fondamenta e partirono le ambulanze. A Vergarolla, si diceva, è scoppiato qualcosa. A Micheletti per poco non gli viene un infarto. Anche i suoi due figli, Renzo e Carlo, quella mattina erano andati a vedere su quella spiaggia le gare di nuoto. Dottor Micheletti, mi dispiace. È successa una disgrazia. Il corpo di Carlo, 9 anni, quarta elementare, viene ritrovato perché giocava lontano dalle mine. Quello di Renzo, 6 anni, no. Fu polverizzato. Di lui restava una scarpetta. Micheletti perde la famiglia in un colpo solo, eppure non si ferma. Avete sentito bene? Non si ferma. Decide di restare al suo posto a prestare soccorso ai feriti e continua ad operare ininterrottamente per 24 ore di seguito. Padre distrutto, medico ineccepibile, per l'Italia eroe, dimenticabile. Dopo la tragedia decise di andarsene via. Non voglio trovarmi un giorno a dover curare gli assassini dei miei figli. Quel 18 di agosto del 46, la quasi totalità degli abitanti di Pola scelse come lui l'unica via, l'esodo.